soltanto 6 riconfermati in casa Messina e ci sei tu, immagino, con grande voglia di conquistare un po' di spazio in più. Sì, sembra una cosa importante essere riconfermato, il mister non lo conoscevo, però ho avuto questa possibilità di continuare con lui e spero di ripagare la fiducia. L'anno scorso 6 presenze, quest'anno stai agendo magari un po' più arretrato, un esperimento che però non è una novità assoluta per la tua carriera. Sì, mister durante i test, durante le partite e gli allenamenti mi ha parlato e mi ha consigliato questo ruolo e stiamo provando, giorno dopo giorno stiamo lavorando per vedere un po' come va. Con un messinese, Costantino, peraltro avevi giocato in quella posizione a Casarano. Sì, con il mister Costantino a Casarano ho fatto la metà parte della stagione, da mezza alla sinistra, quindi già da un po' dai suoi insegnamenti vediamo un po' come mi trovo. Come giudici i 6 mesi a Messina, avevi peraltro ritrovato Rashidi che ti aveva fatto esordire in C a Siracusa e il DS lo giudice con cui eri stato sia a Catanzaro che ad Andria. Sì, è sempre bello ritrovare la gente che comunque sia mi ha voluto bene. Infatti, quei 6 mesi sappiamo tutti sono stati belli, difficili e intensi. E poi è andata come è andata, meno male, ci siamo tolti questa piccola soddisfazione. Sia Andria che Messina, due salvezze in extremis ai playout, che sofferenza. Eh sì, speriamo quest'anno di fare non questo tipo di campionato, speriamo di fare un campionato un po' più di vertice, quindi queste salvezze accantoniamole. I tifosi sono confortati dalla presenza di chi ha fatto bene l'anno scorso, insomma. Fumagalli, Ferrara su tutti, ma un po' preoccupati perché ci sono tanti, forse secondo loro troppi giovani. Tu come vedi questo gruppo? C'è grande voglia che iniziano a vedersi anche movimenti e sinergie importanti. Ovviamente ci sono gli addetti ai lavori che faranno le loro scelte, i direttori, i mister, lo staff, quindi sotto questo punto di vista speriamo soltanto di ripagare la fiducia dei direttori, di tutto. Che Serie C ti aspetti? Ci sono insomma novità come il Benevento che è stato protagonista in ben altre categorie, il Catania che è un grande passato, una società ambiziosa, l'impressione è che il livello potrebbe alzarsi ancora. Sì, ma sappiamo tutti che la Serie C, il girone C specialmente, è abbastanza tosto, quindi anno dopo anno, con le retrocessioni dalla B e con le promozioni dalla D, è sempre un campionato più competitivo. Per concludere, cosa chiedi a questa nuova stagione a livello personale? Io a livello personale intanto penso di migliorarmi giorno dopo giorno e sperare di fare più presenze, più gol possibile, mettermi a disposizione della squadra ed essere sempre uno dei protagonisti.